Radio Gela Express. Giornale Radio Express. Giornale Radio Express. Benvenuti, appuntamento con le informazioni di oggi, lunedì 7 maggio, all'apertura la pagina della cronaca nera. Si chiama Luigi Di Noto, 35 anni, l'uomo che sabato sera ha sparato con un fucile all'indirizzo del 38enne Benito Peritore. La vittima attualmente in ospedale se la caverà in pochi giorni. Ad arrestare Di Noto sono stati i carabinieri. Il grave fatto di sangue si è verificato in contrada Farello. Gli investigatori stanno tentando di ricostruire le ragioni di quanto accaduto. Tre pregiudicati di Riesi sono stati arrestati dalla polizia per furti negli istituti scolastici. In manette sono finiti Anthony Castorina, di 25 anni, Michael Stefan Castorina, di 28, e Simone Arabiso, di 24. Il terzetto è stato bloccato all'interno del cortile dell'Istituto Professionale per i Servizi di Industria. E l'artigianato Galileo Galilei del capoluogo Nisseno. Alla vista degli agenti hanno tentato una fuga. Nell'auto di Anthony Castorina, una Fiat 500, è stato rinvenuto del materiale atto allo scasso. Poco prima i tre avevano danneggiato un distributore di bevande e merendine, abbandonando sul luogo uno scalpello a taglio, un cacciavite, il lucchetto danneggiato e la gettoniera del distributore. La polizia di Niscemi ha scoperto tre serre adibite alla coltivazione di marijuana, sequestrate quasi 5.000 piante e 202 kg di sostanza già essiccata. Due le persone arrestate. Si tratta di Carmelo Consalvo, 60 anni di Vittoria, intento a lavorare all'interno di una delle serre, ed Andrea Lamarca, 30 anni, anche lui di Vittoria. I due uomini sono stati manettati per produzione e traffico di sostanze stupefacenti. All'interno del casolare i poliziotti hanno sequestrato una pistola semiautomatica Beretta calibro 9x21 con matricola a brasa e 15 cartucce. L'arma era stata modificata per consentire l'inserimento di un silenziatore. Da oggi il commissariato di polizia di Gela ha un nuovo dirigente. Si tratta di Teofilo Belviso, già capo della divisione polizia anticrimine della questura di Caltanissetta dal gennaio del 2017. Prende il posto di Francesco Marino, trasferito a Benevento, dove ha assunto l'incarico di vicario del questore. Belviso, 58 anni, di Salerno, è entrato in polizia nel 1998. Nel corso della sua trentennale carriera, Teofilo Belviso ha portato a termine numerose operazioni di polizia giudiziaria contro la criminalità comune e di tipo mafioso. Si è anche occupato del fenomeno dei flussi migratori a seguito degli sbarchi di migranti nella provincia di Siracusa. Riconversione, il ruolo del sindacato nell'epoca del cambiamento è il tema del quarto congresso territoriale UGL Chimici Caltanissetta, previsto per venerdì 11 maggio alle 10 nell'ex chiesa San Giovanni di Gela. Relazionerà Andrea Alario, segretario provinciale UGL Chimici. Interverranno tra gli altri Francesco Paolo Capone, segretario generale UGL, e Luigi Ulgiati, vice segretario generale UGL. La pagina dello sport, calcio, finisce 2-2 il derby Gela-Cireale giocato ieri al Dino Liotta di Licata. Si trattava dell'ultima gara del campionato di Serie D. Sempre in svantaggio, i biancazzurri hanno rimediato con Bonanno e Cuomo. Anche all'andata finì con l'identico risultato. La squadra di Nicola Terranova ha chiuso il torneo al settimo posto con 52 punti. I verdetti sono i seguenti. Per accedere in Serie C ci sarà lo spareggio tra Troina e Vibonese. Playoff per Nocerina, Ercolanese ed Igea Virtus. Retrocedono Palazzolo, Paceco ed Isola Capo Rizzuto. Playout per Palmese ed Ebolitana. Con questa notizia noi chiudiamo l'informazione di oggi. Grazie per averci seguiti. Appuntamento alle prossime edizioni. Giornale Radio Express. Giornale Radio Express. Notizie regionali, locali e approfondimenti. L'informazione libera, attenta e puntuale, ogni ora dalle 7.30 alle 21.30. Seguici anche sul profilo Facebook e Twitter. Radio Gela Express.